Buongiorno a tutti, sabato mattina, sono le 10 meno un quarto, mi sto dirigendo verso il Pollaio Motor Ranch. Questa mattina, come potete vedere, automobile, perché purtroppo il Benellino è in fase di cura, diciamo, e in più il tempo non è che sia proprio dei migliori, quindi ho deciso questa mattina per la prima volta di andare in veste di reporter. Perché reporter? Perché questa mattina voglio raccontarvi che cos'è il Pollaio Motor Ranch. Siamo venuti a conoscenza del Pollaio Motor Ranch tramite conoscenze di conoscenze che ti dicono: ah, ma guarda, sai che c'è un posto nelle zone di Milano dove ci si può effettivamente smaliziare, prendere confidenza con la moto e entrare un po' nel mondo dell'off-road, dell'enduro. Anche perché comunque questo posto è stato messo in piedi da gente che l'enduro, i motorelli, le gare e qualche volta anche la Dakar sono stati fatti davvero. Il Pollaio Motor Ranch nasce a fine 2018, inizio 2019, dalla volontà di un gruppo di matti, tra cui Mauro Lardini, il ragazzo con cui noi siamo entrati in contatto e abbiamo instaurato la collaborazione, Cristoforo, Maurizio Mao, Riccardo Prada, ci sono veramente tante persone che si sono impegnate per creare questa realtà. È uno spazio dove gente come me, gente normalissima, può effettivamente prendere confidenza con la moto fuoristrada. La cosa che mi ha colpito più di tutte del Pollaio Motor Ranch fin dal primo momento è il clima che si respira. C'è un clima veramente disteso che ti permette di essere subito a tuo agio e poterti divertire senza doverti preoccupare di intralciare qualcuno che magari si sta allenando per fare un risultato. Perché il Pollaio fondamentalmente è questo, è un punto di ritrovo. È un punto, un luogo, uno spazio dove chiunque può ritrovarsi per condividere una passione, che è quella delle moto. Per me il Pollaio Motor Ranch è un po' come il bar del paese dove ci si ritrova, anzi ci si ritrovava una volta tutti i motociclisti, non ci si dava nemmeno appuntamento, si sapeva che tal giorno a quell'ora ci si beccava lì, parlava di cosa si voleva fare, viaggi futuri, imprese, cagate, ragazzate, di tutto. Il tutto condito con allegria e rispetto sia reciproco che del posto, perché alla fine il Pollaio sta in piedi solo grazie alla voglia di tutti i, diciamo, partecipanti, perché non si può nemmeno dire associati, perché non si vogliono nemmeno etichettare come associazione sportiva, e questa roba mi fa veramente impazzire, perché io non amo molto le etichette, il dover necessariamente dare per forza un nome e un titolo a qualcosa. Quindi penso che sia veramente una realtà figa. Io comunque, anche se sono venuto in macchina, l'attrezzatura per girare me la sono portata lo stesso. Eccoci qua, siamo al Pollaio, sto approfittando per fare un po' di foto ai pro che girano, visto che i coglioni oggi non ci sono, guardate qua, tenere. E a momenti dovremmo vedere passare Riccardo, che si sta allenando per la prima volta dopo l'infortunio. Abbiamo la proprietaria della moto con cui sta girando Riccardo. Che ciao ragazzi! È rimasta un filino appiedata, cioè giusto un attimo. Ma sono pronta. Sì, ma infatti ti vedo che sei 4-5 giri che sei pronta. Aveva detto: ah, entro un attimo, la moto in rodaggio, torno subito. Uscirà prima o poi? No, resterà lì per sempre. Può essere. È tanto più facile del 4,5. Ma ti sei rotto il cazzo o no? No. Cioè, avevi detto che entro giusto a scaldarmi un attimo, la moto è in rodaggio e tutto. Ma non l'ho tirata, No, i limitatori che sentivamo? No, sembrava tutto. Sembrava? Ero io che sfollavo per far finta che andava più forte. Ah, ok, era tutta una finta. Sì, ma gliel'hai sporcato. Nel frattempo
Notiamo una felicissima Ale. No, che mi metto in imbarazzo. Mi fa venire l'ansietta da prestazione. Allora facciamo così. Facciamo finta che non sto facendo niente. Te ne punto due addosso, così almeno ti senti un po' più a tuo agio. Allora così a posto, si compensa. Perfetto. Ragazzi, abbiamo la macchina di supercar. L'abbassi. Adesso si abbassa per il carico. Prima davanti, poi dietro. Si abbassa per farsi vedere le moto. Vabbè, quindi abbiamo fatto anche il video alla Smart Ibrida. Ora roba seria o che hai spoderato? Eh beh, oh, il per gimbal fare, per fare le riprese serie qua. Primo giro in assoluto. Com'è andata? Non so che cosa ho fatto, però sono arrivata in fondo. Ti sei divertita? Di brutto. Quello è l'importante. Però adesso non ho più fiato, quindi pausa un attimo. Eh beh, normale, guarda con che cosa giri. Guardate qua. Comunque le pozze le ho prese tutte. Grande! Guardiamo, vediamo il fango, vogliamo vedere il fango. Guarda qua, stivali. Effettivamente c'è dell'acqua. Grande! Guardate come se la mena con la macchina automatica. Ma il mio lavoro, ma no, ma è... Con la macchina automatica che lui pensa e la macchina fa. Il tuo lavoro quale sarebbe? Esatto. Una società di informatica. E però facciamo a tempo perso sviluppi di automazioni, domotica. Quindi giustamente sì. Hai trovato allora, il modo di... Tutte queste cagate in realtà a me servono per tenere sotto controllo i server delle aziende quando hanno anomalie. Poi in realtà che ti mandi una mail o che si accende un faro cambia poco. È automazione. Poi sì, metti Alexa. Cosa per il pranzo? Adesso mi mangio un boccone. Poi torno al pollaio a continuare a fare foto e a vedere cosa succede. Eccoci qua, siamo in quel del pollaio. Adesso vi faccio una bella carrellata di tutte le moto che ci sono presenti. E c'è, ma a parte che ci sono tanti cavalli, c'è tanta roba. Ok, partiamo con Tenere 700. Altro tenere. Adesso ci avviciniamo un po' a qualche pro, a qualcuno che magari in moto ci sa andare. Vero Marco? Una volta sì, ci sapevo andare. No, dai, qualcosa riesco a fare ancora. Allora, che mi raccontate? Tutto bene? Siamo appena tornati da un viaggio Toscana, Marche, Emilia Romagna. Ho visto qualche foto interessante. Ci ha divertito un botto, sei supereroi. Bravi, due, siete stati. 790, un T7 e due XT500. Ci hanno divertiti veramente un sacco. Siete stati dei miti, ho visto le foto e guarda, non vedo l'ora di vedere qualche video. Con perché... la bestia, eccola lì la bestia. Eccolo qua, eccolo qua, signori. Il 790, niente poco di meno che del Fox. Guardate che bello, soprattutto notare questo cupolino. Non so se notate la bellezza dell'elemento. Praticamente questo cupolino l'abbiamo inventato dopo 3 o 4 birre, l'abbiamo inventato. Vedi che la birra aiuta a partorire delle idee intelligenti. È diventato veramente un leitmotiv. Adesso lo facciamo anche per il 1090, per il 1190 e lo stiamo facendo anche per il T7. Bello! Quindi dà una bella linea alla moto, sicuramente la rende più aggressiva, diciamo. Ecco. Ma raccontami un attimo, oltre a questo fantastico cupolino, le altre modifiche che hai apportato alla moto? Sulla moto ci ho tolto il catalizzatore, abbiamo creato un tubo di raccordo stile Dakar che passa in esterno. Nel frattempo piccolo intramezzo su un due tempi dannata 50, che esatto, non guasta mai. Poi vabbè, abbiamo messo uno scarico adatto, abbiamo cambiato i cerchi, abbiamo messo delle biselle a canale stretto. Questo per montare le gomme a camera d'aria? Questo per montare le gomme a camera d'aria, per montare il 140 posteriore in modo tale che la moto diventasse più agile. Adesso vabbè, c'è su un 150, però normalmente giro con un 140 da enduro vero. Niente, poi un po' di modifiche estetiche, colorazioni, sella dritta da enduro, abbiamo modificato le sospensioni, le abbiamo fatte elaborare da Lippoli, se abbiamo fatto le modifiche all'anteriore. Mamma mia ragazzi, guardate qua! Adesso bisogna guidarla. Che dettagli! Diciamo che già andando giù
qualche chilometro gliel'hai fatto fare, eh? Ha fatto 1300 chilometri, di cui almeno 800 in fuoristrada. Parliamone, parliamone. Mica briscolini. Primo giorno partiti alle 4 e mezza, arrivati alle 23. Cioè, pensavamo di essere... Mamma mia! Che invidia, bello, che invidia. Va bene, allora a questo punto non ci toccherà che replicare, perché mi sa che qua la gente che vuole farlo aumenta a vista d'occhio. Vai, allora. Ciao. Bene. Fatela vedere. Ah, che ci faccio le mie figlie qua. Bene. Figati. Siamo qua in compagnia di uno dei, diciamo, responsabili, di quelli che si occupa appunto della gestione della tenuta, di regolare gli ingressi, decidere chi è degno e chi no, per quello che riguarda il pollaio Motor Ranch. Dopodiché, accanto a lui, abbiamo uno che per diletto ogni tanto svita qualche vite alle moto, no? Noi siamo responsabili, ma l'artefice fate di questo voi, lungo viaggio, l'anguilla. Saluto. Ciao a tutti. Bravo, a posto. Vabbè, si nasconde dalla telecamera perché c'ha paura. Mi nascondo, però cazzo, qua abbiamo Leonardo da Vinci delle moto, io sono un pellegrino, ma infatti, sono abusivo. Infatti cazzo, dicevamo che se uno vuole una moto da off-road fatta bene, qualcosina forse lui ne sa. Dovete avere un po' il grano. Vabbè, ma perché però, Ciccio? Però è tanta roba. La qualità, bravo. La qualità costa, paga. Ah, beh, una cosa però possiamo dire che quel grano non ripaga totalmente tutto l'impegno che c'è dietro, perché è passione questa, ragazzi. I prezzi andrebbero quadruplicati. Si può dire, guardate la moto Caprioli. Guardate le moto del team Caprioli. Bene, bene. No, vabbè, per me è una passione pazzesca, io mi diverto tantissimo. Io lavoro, ho un'azienda. Adesso ne ho due, perché con una faccio le cose delle moto e l'altra invece faccio cose artigianali comunque. Questa cosa fa sì che io lavori circa 18 ore al giorno, ma mi piace da matti. Ad esempio oggi ero cotto, sono venuto in macchina perché ero distrutto, però mi piace moltissimo, è una grande passione. Però vedi, anche se sei in macchina comunque sei venuto fra le moto, cioè sì, ovvio, non ce la puoi fare, ovvio, vedi. Ovvio. Io quando vedo queste moto impazzisco. Bene, dai, grazie di averci fatto compagnia 5 minuti, adesso continuiamo, andiamo a rompere le palle un po' anche a tutti gli altri. Ragazzi, che dire? Questo è il Pollaio Motor Ranch. Il Pollaio Motor Ranch è un posto di matti, un luogo di aggregazione, è un posto dove la gente può venire e decidere di rilassarsi, fare quattro chiacchiere, oppure girare, allenarsi, imparare, affinare la propria tecnica, portare i propri cari, trascorrere una bella giornata. Il pollaio è tutto questo. Il pollaio è un concetto, non è un posto. È un po' come l'isola che non c'è per i motociclisti. È bello. Ti fa sentire a casa. E poi, dai, come si fa a non essere felici qui? Attenzione, guardate un po' chi è arrivato a trovarci. Un altro dei nostri supporter, eccolo qua, ciao, come stai? Bene, bene, alla grande. Sei venuto anche tu a scoprire le meraviglie del pollaio? Ci proviamo. Guardate che bella la sua moto, notare anche il bauletto, cobalt bike, eccellente. Un doppia spira fatta da plastica. Sì. Da plastica. Da plastica. Allora, qui abbiamo due aziende che in segreto stanno complottando cose interessanti. Qua ci abbiamo le cose che succedono in segreto al pollaio, tipo loggia massonica, no? La loggia massonica dell'off-road. Lavorare sotto. Bene, giornata conclusa, ora sto tornando verso casa. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, perché è un contenuto diverso che ho portato sul canale. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, magari iscrivetevi al canale. Se vi ha fatto cagare ignoratelo, oppure lasciate un pollice in giù. In ogni caso, grazie di avermi dedicato il vostro tempo. Ciao!